Eccomi qui, di fronte alle scuole, a lato delle scuole elementari. Qui c'è il cantiere della nuova biblioteca. Nuova biblioteca, la cui fine lavori era prevista per il marzo 2021. Oggi è il 10 aprile. E, ecco, io non so bene come sia il progetto di questa nuova biblioteca. Vedo solo qui l'immagine. Sembra comunque un edificio moderno. Sono sicuro che il progetto è ben fatto. Però, diciamo, non c'è stato nessun dibattito, nessuna discussione rispetto a questo. Bisogna dare atto al centro-sinistra, perlomeno di aver sempre dato comunque parola e voce alla cittadinanza nello sviluppo dei suoi progetti. Penso ad esempio a quando si pensava di ampliare invece l'attuale biblioteca, la Casa dello Studente. Ricordo che a quel tempo c'era stato un grande movimento, un grande dibattito che aveva coinvolto anche attraverso concorsi, progetti di idee, la popolazione per pensare a come realizzare gli interventi. Il cantiere è ancora parecchio indietro, ecco, questa è una cosa che mi preoccupa, perché credo che i costi stiano lievitando, probabilmente ci sono dei problemi con le ditte appaltatrici. Ecco, non vorrei che questo, che in questo momento dovrebbe essere terminato, dovesse restare così. Quindi, senz'altro, questo è un punto molto critico, un lavoro che dovrà essere fatto e probabilmente dovranno essere spesi molti più soldi di quelli previsti, e dovremo assolutamente intervenire per non lasciare la situazione in questo stato, che non è proprio il caso qui in centro, vicino alle scuole. È un problema grosso, ma sarà comunque qualcosa da fare, e mi impegnerò per controllare che possa essere fatta nel risparmio maggiore possibile. Quindi, se vuoi aiutarmi, consentirmi di fare questa cosa, mi raccomando, il 12 giugno alle elezioni comunali vota il bene comune, fai un segno sul simbolo e scrivi Mario Cipolà. Ciao, grazie.